Lo so, vi ho fatto un po' aspettare, ma oggi arriva finalmente il mio tutorial sulla difesa e credo che sia uno dei video più completi che io abbia mai fatto. E proprio per questo, per supportarlo, vi chiedo per favore di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video che mi avete chiesto in tantissimi, importantissimo, ovvero il tutorial sulla difesa. Ci tengo a precisare che non è uscito in ritardo per pigrizia, ma semplicemente perché al netto del rilascio globale del gioco al 29 settembre, è vero che noi lo stiamo giocando da prima, ma ci tenevo prima a portarvi un'esperienza di gioco che fosse in primis da parte mia masterata al 100%, altrimenti vi avrei dovuto fare un contenuto rushato giusto per arrivare per primo sulla piattaforma, ma che in realtà vi dava ben poco. Quindi questo spero e mi auguro che sarà un video chiaro, completo, e vi dico che troverete anche la timeline suddivisa per argomenti in maniera tale da poter prendere tutte le informazioni con i giusti ritmi. Innanzitutto parliamo di quelle che sono delle caratteristiche fondamentali che secondo me una difesa deve avere su FC 24, al netto di quella che è stata l'introduzione dei playstyle. Per quanto riguarda i terzini, banalmente possiamo utilizzare due terzini rapidi che fanno bene entrambe le fasi, meglio ancora se dotati di una discreta fisicità in maniera tale da poter dare fastidio agli attaccanti avversari, ma non sono, diciamo, il nocciolo della nostra difesa, perché la parte più importante è data dai nostri difensori centrali, che per me devono essere messi in coppia in maniera tale da avere uno lo stile di playstyle block plus, in maniera tale da poter sfruttare appunto gli autoblock all'interno dell'area di rigore. L'altro invece deve avere il gioco d'anticipo dorato, ovviamente, meglio se dorato, in maniera tale da poter uscire un po' più alto ed aggressivo per recuperare palla con i contrasti. In maniera tale avremo una difesa impeccabile, completa, con uno che si può permettere di difendere un po' più basso e con l'altro che non ha paura di poter uscire per recuperare palla. Ovviamente il nostro core difensivo è completato dai due centrocampisti che fanno filtro nella maggior parte dei moduli, e in questo caso anche qui una coppia deve essere abbastanza assortita, con uno magari un po' più difensivo e l'altro che comunque non disdegna la difesa ma è in grado anche di azionare le nostre ripartenze. Veniamo a noi ed immergiamoci in quella che è la prima parte di questo video, ovvero il primo pressing, quello che noi andiamo ad operare nella metà campo avversaria, dove chiaramente l'azione dell'avversario inizia, perché l'avversario in una situazione ideale parte dal portiere e inizia a costruire da zero la sua manovra offensiva proprio dai suoi ultimi 45 metri. Andiamo a vedere noi in questo caso, quando l'avversario quindi cerca di far partire l'azione, come dobbiamo comportarci per evitare di iniziare a creare i primi buchi che poi, come una reazione a catena, ci portano a subire dei gol o comunque ci espongono a dei rischi. Vediamo che il nostro avversario in questo caso ha palla in fascia con il suo terzino destro che è Hakimi. Cosa dobbiamo fare noi? La prima cosa è andare a selezionare il giocatore che si va ad interfacciare più vicino al suo portatore di palla. Quindi, se lui controlla palla nella zona qui di destra con Hakimi, chiaramente il giocatore che ci impiega meno tempo ad arrivare a contrastare proprio Hakimi è Neymar. Quindi noi selezioniamo Neymar, come potete vedere qui dall'indicatore rosso, e cerchiamo di andare a ridurre la distanza tra noi e il suo portatore di palla per innanzitutto evitare questa linea di passaggio, perché chiaramente noi vogliamo rendere difficile l'avanzata nella nostra metà campo, per cui tranquillamente selezioniamo Neymar e facciamo questa prima fase di pressing con la quale lo portiamo in avanti. Successivamente, con questa linea di passaggio che è chiusa, non ci preoccupa più un'eventuale ricezione dell'esterno della nostra metà campo, ma il nostro avversario, per poter riciclare e cercare di trovare spazi, immaginiamo che possa piuttosto cercare di ripiegare sul difensore centrale. Quindi cosa devo fare? Prendo il giocatore più vicino al difensore centrale, in questo caso con l'L1, perché vedevamo che in testa c'era il secondo indicatore e quindi con l'L1 andiamo a prendere sempre quello ed è semplicissimo, e cerchiamo di ridurre la distanza tra il nostro giocatore e il possibile ricevitore, andando dunque a tagliare quella che è un'eventuale linea di passaggio. Quindi, come potete vedere lo sviluppo di questa azione, andiamo a prendere Rashford, lo portiamo qui
in questa zona, e guardate come lui con Hakimi è costretto a fare tanti controlli, addirittura è costretto qui a tornare indietro, e vedete che poi io mi vado a riselezionare Neymar perché con il giocatore girato di spalle mi sento di aggredirlo, e con il tasto del raddoppio, ovvero il tasto del tiro a giro, mi vado a chiamare in soccorso anche Rashford per cercare di stringere praticamente questo giocatore in un'ipotetica morsa nella quale andiamo a recuperare il pallone. Ma voi vedete come con due semplicissimi movimenti, ovvero Neymar che si trovava in questa posizione qui abbiamo stretto e Rashford che si trovava in questa posizione qui abbiamo stretto impedendo la linea di passaggio, abbiamo già ingabbiato l'avversario che per poco non perde palla. Poi è bravo lui in questo caso con Hakimi a uscirsene, ed è anche fortunato perché Neymar in quel caso lì non ci ha messo la fisicità giusta per poter andare a prendere palla. Però noi la prima pressione la andiamo a portare sempre così, quindi con i giocatori più vicini all'azione, cercando di avvicinare e ridurre la distanza tra il portatore di palla e il giocatore più vicino e coprire eventuali linee di passaggio. Vediamo un secondo esempio di prima pressione. In questo caso, come potete vedere, il nostro avversario con Llorente scarica la palla verso Rudiger e noi qui ci immaginiamo che appunto vada a tagliare tutto dall'altra parte sul suo terzino, quindi vedete che io a brevissimo da Rashford, dopo averlo portato in posizione un po' più centrale, andrò a prendere nuovamente Neymar per andare a stringere sul suo terzino e andare a ridurre nuovamente una possibile distanza pericolosa. Vedete che lui cambia tutto, io con Neymar mi metto sempre su una possibile linea di passaggio e intanto torno su Rashford perché ipoteticamente mi immagino un passaggio sul centrale, quindi devo coprire questa distanza, cercare di andare a ridurre gli spazi, e attenzione perché sempre con il tasto del tiro a giro mi mando il raddoppio Neymar, che così manterrà una posizione attiva per quanto riguarda la pressione sul nostro avversario. Lui è esattamente quello che fa con Hakimi, guarda il difensore centrale, vorrebbe dargliela ma vede che è coperto, allora torna in avanti, e io nell'andare in avanti prendo sempre Rashford ondeggiando tra le linee e mi vado a mettere anche su questa ipotetica linea, vedete sono già qui, quindi lui che cosa fa? Ancora una volta è costretto da questa mia prima pressione a gironzolare su se stesso e per poco qui non la va a perdere. Sono stato un po' troppo aggressivo con Rashford, vedete gli ho concesso questa linea di passaggio e quindi se ne riesce a uscire. Fossi stato leggermente più sulla linea avrei fatto un grandissimo recupero e sarei riuscito anche ad involarmi in porta perché era una situazione di 2v2. Andiamo a vedere ancora una volta però un'altra situazione di primo pressing fatta nel momento in cui il nostro avversario ha la palla all'interno della propria metà campo. Vedete qui, addirittura vado ad aggredire in questo caso il suo portatore di palla con il mio uomo più vicino che è Varane, ovvero il mio difensore centrale, e questo qui è un livello un po' più pro. Quando vi sentite confident e mi avete masterato la fattispecie precedente, mi potete andare a fare questa prima pressione anche col difensore centrale in alcuni casi. Però mi raccomando, perché se non recuperate la palla, dovete immediatamente scappare all'indietro per evitare guai peggiori. Quindi in questo caso io mi vado a prendere Varane, che è il giocatore più vicino, tento di avvicinarmi. Non riesco a recuperare la palla con Varane, però lui, dovendo indietreggiare per paura dell'arrivo di Varane, viene incontro al mio centrocampista che era lì. Quindi pur andando a fare una pressione indiretta con il difensore centrale che arrivava, in realtà l'ho spinto nella trappola recuperando palla con un giocatore che addirittura non controllavo. E vedete che poi recuperare palla qui ti genera tutta una possibilità di situazioni lì davanti che ti permettono di poter fare un'azione rapida poi di contrattacco. Ma vediamo ancora una volta questa fattispecie dove il primo pressing lo andiamo a fare con Bellingham, che in questo caso vedete si trova in una zona un po' franca, ok? Perché non è né troppo vicino al terzino e neanche troppo vicino ad un ipotetico ricevitore di palla. Però noi qui che abbiamo il nostro terzino, andando a stringere andremo a liberare quest'uomo qua che avrebbe tutta quanta la fascia per poter andare ad attaccare. E quindi che cosa facciamo? Spesso e volentieri, anche quando falliamo il primo pressing, il giocatore che deve andare immediatamente a dare fastidio non deve essere switchato e cambiato con uno dei nostri difensivi, ma è proprio uno dei giocatori col quale abbiamo fallito la prima pressione. Quindi vedete qui che io torno con Bellingham, non vado a prendere il terzino che altrimenti spianerebbe la strada al suo esterno, e piano piano con Bellingham, col terzino che rimane in posizione, vedete, coprendo
questo possibile passaggio al centro, mi vado a recuperare proprio questo passaggio con il recupero automatico di Bellingham. Dopo aver visto la fase di prima pressione, chiaramente se questa non ci porta ad un recupero palla immediato o comunque l'avversario è bravo ad eludere la nostra prima pressione che comunque gli ha dato fastidio, scatta la seconda fase difensiva, che è quella dell'accompagnamento dell'azione del nostro avversario, perché chiaramente non è che possiamo uscire dritto per dritto, perché soprattutto in un gioco come questo verremmo puniti. Quindi andiamo a vedere anche in questo caso degli esempi, sempre fornendo delle spiegazioni con la nostra lavagnetta tattica che ci dà una mano. Qui vedete che il nostro avversario è entrato nella mia metà campo e con Walker io vado subito, sempre per il principio di andare con l'uomo più vicino a cercare il recupero palla, a contrastare il suo Neymar, che però mi stende Walker, e quindi io mi ritrovo in questa situazione che ho il mio terzino che, diciamo, ipoteticamente sarebbe dovuto stare in questa zona, che invece è qui ed è fuori dai giochi. Quindi che cosa devo fare? Per poter andare ad accompagnare l'azione, io vado a selezionare il mio difensore centrale, che come potete vedere è l'uomo più vicino al portatore di palla, e esattamente vado a seguire questa linea, ovvero vado ad accompagnare l'avanzata del suo Neymar, ritardando quelle che possono essere giocate pericolose. Infatti, guardate, io vado a prendere Araujo, lo porto leggermente in questa situazione qua, e poi per aiutarmi ulteriormente vado a recuperare anche il mio centrocampista, che è sempre vicino, mi può dare una mano qualora arrivasse uno scarico su questo giocatore qui, e mi tiro anche lui in fase attiva in difesa. Una volta che ho in posizione Bellingham ed Araujo che sta per fronteggiare Neymar, mi riprendo Araujo e vedete che con questi due rapidissimi switch io ho già fatto fuori questo giocatore che è stato messo fuori gioco dal rientro di Walker, e Neymar è totalmente isolato in una porzione di campo che è comunque idealmente presidiata dal mio Araujo. Quindi non mi resta altro che cosa fare, continuare la mia azione di accompagnamento. Vedete che con Araujo, nonostante sia più veloce il buon Neymar, cerco di stargli dietro. Qui poi vado a prendere Varane al centro dell'area di rigore, perché io mi aspetto magari che possa arrivare un cross da queste parti, e quindi vado anche a prendere Varane per portarlo più indietro, mentre il mio Araujo continua la sua corsa per accompagnare Neymar grazie al tasto del raddoppio, che mi raccomando, soprattutto quando difendete in fascia, è molto importante. Continua dunque la nostra manovra, vedete io con Varane ho tagliato totalmente la diagonale di Mbappé, che adesso è marcato su questa verticale di passaggio, e il mio Araujo è a contatto con Neymar, e in più è tornato anche Walker che si frappone su questa linea di passaggio, perché poi chiaramente i giocatori che non controlliamo fanno dei movimenti automatici. Quindi Neymar ovviamente è costretto a girarsi, aspetta il movimento dei suoi, è bravo a trovare Alouarand tra le linee. Chiaramente qui vedete che sta per arrivare un passaggio al centro verso Mbappé, e quindi che cosa faccio? Il giocatore più vicino a Mbappé risulterà Varane, quindi vado a prendere Varane, cerco di temporeggiare finché riesco e poi mi chiamo l'aiuto dell'altro difensore che recupera la posizione. Vedete, prendo Varane, io qui vedo che se gli concedo l'uno contro uno magari con una skill potrebbe battermi. Quindi prendo posizione, aspetto, perché tanto Mbappé vedete che è chiuso, e in più sta arrivando il mio difensore centrale a raddoppiare. Quindi io qui temporeggio, mi metto con l'L2, che quest'anno non è fortissimo, però è tuttora uno dei metodi migliori per difendere all'interno dell'area di rigore, per cui mi piazzo con l'L2 premuto e anche la corsa per reagire ad eventuali cambi di direzione. Il suo Mbappé mi punta, però vedete che io, controllando Varane e presidiando lo spazio, in realtà lo faccio impattare sul mio Araujo recuperando palla. Questa è un'altra situazione di accompagnamento molto importante, perché ci dà un quid, è una cosa che fino ad ora non abbiamo visto. Che succede? Qui noi siamo messi un po' male perché Neymar è tra le linee e, come potete vedere, c'è il suo Mbappé che ha messo il braccio in avanti. Cosa significa quando fa quel movimento lì? Vuol dire che l'avversario ha fatto inserire il giocatore con l'L1 chiedendo appunto uno scatto in profondità. Quindi noi in questo caso cosa dobbiamo fare? Assolutamente evitare di andare a contrastare in queste situazioni con il difensore centrale sul passaggio, perché in questo caso magari con i tempi giusti sarebbe stato fuori gioco, ma in altri casi dove la difesa sale male, se noi facciamo questo regaliamo praticamente la prateria all'attaccante avversario. Quindi quando noi vediamo questo segnale che l'attaccante avversario scatta,
verso la nostra porta, assolutamente non corriamo verso il portatore di palla, ma come si dice in gergo, ragazzi, scappiamo verso la porta. Quindi, tenendo il nostro difensore centrale, vedete che arretriamo senza l'L2, perché altrimenti rimanete piantati, dovete proprio correre e basta. Qua, infatti, coperta questa verticale di passaggio, vedete che il Neymar deve tornare indietro e il meccanismo poi è sempre il solito anche per l'accompagnamento. Vado a prendere l'uomo più vicino all'azione, che in questo caso è De Bruyne, vado a temporeggiare in questo caso con l'L2, con De Bruyne vedete che fallisco il recupero palla. Però la prima cosa che faccio, come vi dicevo nella fase di prima pressione, per recuperare non prendo il terzino, perché andando a prendere il terzino potrei liberare tranquillamente spazio per un triangolo con l'attaccante che ritorna dal fuorigioco. Quindi che cosa faccio? Rimango con De Bruyne e cerco di andare a tagliare questa verticale, avvicinandomi quanto più possibile al portatore di palla. Infatti lui con Neymar sale, io con De Bruyne sono arrivato a metà tra il portatore e la Graham che poteva ricevere, e addirittura mi colgo il lusso di prendere Varane per intercettare ulteriormente un passaggio che non arriva. Qui De Bruyne continua la sua corsa e allora mi prendo il terzino, che era l'uomo più vicino a Neymar. Vado a vuoto e vedete che il terzino mi si ritrova in una posizione strana, quindi cosa faccio? Vado immediatamente a ricomporre la mia linea tirandomi indietro il terzino. Guardate qui, la Rolf infatti la vado a portare nella sua posizione e vado a riprendere De Bruyne, che è sempre l'uomo più vicino all'azione, per andare a cercare di coprire questa eventuale linea verso dentro dove c'è l'overrun. La palla arriva poi in scarico perché mi sono messo con De Bruyne, quindi lui al centro, che è la cosa più pericolosa, non poteva andare. Me la dà sull'esterno dove c'è Neymar, la Rolfo che avevo portato saggiamente nuovamente dietro in posizione. Temporeggio con l'L2 più corsa, non abbocco a tutte quelle che sono le sue finte e gli vado a recuperare palla dopo un contrasto andato a vuoto. Guardate qua, lui continua a fare così, io temporeggio, aspetto e prendo la palla. Andiamo a vedere un'altra. Qui vedete che c'è Neymar che sta portando il pallone e io come al solito ho sempre l'uomo che ci può dare più una mano. In questo caso il mio Neymar, che fallito il primo pressing, sta tornando, sta coprendo sia il passaggio sia dando fastidio al suo Neymar. Non prendo il terzino perché qualora uscissi col terzino ci sarebbe lo spazio per il passaggio filtrante per il suo esterno. Quindi mi raccomando, i difensori della linea proprio dei 4 o di quella che avete vanno presi per ultimi, devono essere proprio l'ultimo baluardo che voi vi giocate per interrompere un'azione. Quindi in questo caso lui arriva con Neymar, vedete che io con il mio di Neymar ho tagliato questa linea e ripasso su De Bruyne per andarlo a portare in zona più centrale. Mi riprendo Neymar con la Graham, lui mi salta questa fase di pressione e allora stesso discorso di prima, braccio di Neymar che va verso la mia porta, terzino che scappa verso la mia porta per coprire questo passaggio filtrante. Infatti la Graham se ne va, io ho coperto e messo in fuorigioco Neymar e per non tirare fuori il mio terzino e lasciare un Neymar che rientra in gioco da solo, potevo seguire con il mio esterno ed è esattamente quello che faccio. Vedete come gli seguo la corsa, Neymar si mette davanti e poi mi vado a prendere ancora una volta questo tandem di esterno più terzino, andando a tagliare fuori il suo esterno e ancora una volta con tanta pazienza e con l'L2 lui poi mi arriva al centro perché qui non c'erano più spazi. Prendo Araujo, che è l'uomo più vicino al portatore di palla, faccio la valutazione, De Jong non ha skill, De Jong non mi può saltare e quindi vado bello deciso con un contrasto per recuperare palla e liberarmi di questa minaccia. Dopo aver accompagnato l'azione e quindi aver creato magari una fase di stallo in cui il nostro avversario inizia a girare la palla, potrebbe verificarsi lo scenario in cui andiamo a difendere a difesa schierata. Andiamo a vedere come ci comportiamo in questo caso. Nel momento in cui noi andiamo a difesa schierata, cosa dobbiamo fare? Vedete che qui abbiamo tutti quanti i nostri giocatori difensivi posti al loro posto giusto e lui invece sta un po' temporeggiando per cercare di portarci fuori. Stesso movimento di sempre. Palla che va su Alouayran, switch che va sul giocatore più vicino, mi metto per temporeggiare, gli copro quella che è la situazione più pericolosa, ovvero una possibile palla dentro o una possibile avanzata da questo lato, quindi cerco di tagliare la sua linea di corsa, lo seguo, la copro, lui infatti si deve fermare, torna indietro, vedete io qui come mi attacco con Bellingham e poi passo con la Graham, che diventa il giocatore più vicino per andare a dare subito fastidio al suo centrocampista, che essendo un mediano, quando riceve palla può sentirsi sotto pressione. Infatti,
Vedete come in questo caso, una volta che il suo Makelele prende palla, deve andare a dare la palla da questa parte qui, per forza, perché non ci sono altre linee possibili se non questa qui. E lui nel momento in cui si gira, io ho già preso il mio Neymar, che è il giocatore più vicino a un ipotetico passaggio da queste parti per andare a dare fastidio. Il passaggio arriva proprio da quelle parti e vedete poi come con Neymar è inutile che io esca qui a dar fastidio, perché nel momento che arrivo lui mi ha saltato. Quindi rimango a metà strada per coprire un'eventuale linea di passaggio e mettendo fuori gioco il suo attaccante, che era messo benissimo in quella posizione di campo. Vedete che aspetto, vedete che mi porto dietro addirittura Rashford per dare una mano, ma la situazione si risolve con il nostro Bellingham, che così come De Bruyne erano sulla stessa linea e intercetta il passaggio, che ovviamente non era pulito perché avevamo fatto fuori sia lei sia il suo Mbappé che appunto il suo Neymar, che era ingabbiato tra i nostri due giocatori. Quindi l'idea di base quando siamo a difesa schierata è che dobbiamo fare sempre in modo di giocare con i nostri due centrocampisti schierati davanti la difesa e a turno uscire quando vediamo il momento giusto e tirarci dietro esterni ed attaccanti per evitare di farlo con terzini e difensori centrali. Vediamo ancora un'altra situazione di gioco. Qui abbiamo il suo Hakimi sulla fascia, che è fronteggiato come al solito dal mio terzino uomo più vicino, che va purtroppo a vuoto. Quindi una volta che mi viene saltata questa fase, io in questo caso vado a prendere il mio De Bruyne e fate molta attenzione a dove si trova Bellingham. Vedete che sono più o meno sempre sulla stessa linea per andare a fare schermo davanti alla difesa. Il mio De Bruyne sta marcando questa linea, il mio Bellingham copre quest'altra situazione insieme al difensore centrale. Lui va a prendere De Jong, si va a fare questo passaggio verso il suo Neymar, si crea questo corridoio, ma in realtà ragazzi, se guardate bene, è un corridoio di palla persa. Perché la Gramma è in fuorigioco, Mbappé rientra ed è in fuorigioco, quindi io senza andare a prendere il difensore centrale, che sarebbe un pericolo, sempre con l'uomo più vicino che De Bruyne, vado a tagliare questa linea di passaggio e di corsa e vado a recuperare palla in maniera molto molto semplice. Vediamo ancora un'altra situazione, in questo caso sempre dall'esterno, perché le difese schierate di solito partono sempre da quella zona lì. Lui con il suo Neymar va a dare palla a scarico fuori per De Jong e poi bravo a portarla dall'altra parte subito per la Rolfo. Io come al solito prendo il mio uomo più vicino, che anzi è una donna ed è la Hansen. Mi metto tra queste linee e vedete che c'è già Bellingham insieme sulla stessa linea di De Bruyne, che uno dà fastidio a questo possibile ricevitore e uno ha ingabbiato insieme ai difensori Mbappé tra le linee. Quindi la sua Rolfo deve dare questa palla, una palla che deve andare necessariamente fuori, e guardate qua la situazione che vi dicevo prima di De Bruyne e Bellingham che fanno schermo. Quindi temporeggiate con l'L2 per cercare di evitare un passaggio dentro. Qui la palla arriva a scarico con Alouayran tutto storto, dove con Mbappé che è ingabbiato tra tre giocatori. Quindi io capisco che il passaggio arriva lì, mi vado a selezionare facile facile De Bruyne e vado a dar fastidio. La palla però non la recupero perché De Bruyne mi rimane passivo e quindi c'è Mbappé dentro l'area di rigore. Che cosa faccio in questo caso? Mi prendo sempre l'uomo più vicino che è Walker, qua vengo battuto e lascio che però venga fatto l'autoblock da parte del mio difensore centrale. Qui potevo essere leggermente più preciso, però avete visto come io comunque avevo creato un 1 contro 3 nel quale Mbappé quella palla lì non avrebbe dovuto riceverla se De Bruyne ci avesse avuta voglia. Qui ancora è fortunato lui nel rimpallo e qui non bisogna mai panicare. Riprendete sempre l'uomo più vicino. E come vi ho detto prima, dovete preoccuparvi di un eventuale skill e di essere battuti. Quindi voi mi prendete l'uomo più vicino in tandem con l'altro difensore, aspettate che lui faccia una mossa e poi me lo andate ad aggredire. Lui fa l'elastico, si va a defilare, va a chiudere, vado a fare il contrasto con Walker. Ancora una volta sono sfortunato, però vedete che lui non sa che fare perché è chiuso bene. Torna che torna indietro, alla fine Mbappé deve affronteggiare il mio Raúl con un'altra skill e io vado a fare l'intervento poi per recuperare il pallone rischiando anche magari qualcosina. Vediamo un'ultima situazione di difesa schierata con il suo Ginola, che come potete vedere qui dà la palla al compagno di squadra, sempre il solito discorso di Bellingham e De Bruyne sulla stessa linea. Bellingham è già in posizione operativa e va a intercettare il pallone. Cosa succede se la nostra difesa non è ben schierata? Dobbiamo fare quella che si chiama ricomposizione della linea difensiva. Quindi cosa ci può succedere in uno scenario ideale? Vediamo che io qui ho palla in fascia con il mio terzino destro che è Walker.
ma sto per andare a combinarla grossa, perché per andare a fare un passaggio abbastanza inutile, dove guardate qui c'era il suo uomo a coprire questa linea di passaggio, lui già parte con il mio terzino che si trova battuto e il suo esterno pronto a partire liberissimo nella mia metà campo. Cosa faccio? L'uomo più vicino qual è in questo caso? Il mio centrocampista. Ragazzi, noi in questo caso dobbiamo fregarcene di quello che è il suo ruolo e lui deve diventare il nostro terzino per un minuto. Deve andare a ricomporre la nostra linea difensiva 4, composta dalla Rolfo, da Varane, l'altro difensore. Quindi noi ripieghiamo subito con l'uomo più vicino, che ripeto è Bellingham. Vedete qui, praticamente gli faccio fare il terzino. Noi abbiamo una linea a 4 ricomposta perfettamente in questo caso, con Walker che sta venendo a darci una mano, perché ovviamente la CPU tende a recuperare la sua posizione. Quindi una volta che noi portiamo il nostro Bellingham dietro come se fosse un terzino, continuiamo ad accompagnare l'azione. La sua invece come azione si perde, perché Rodrigo si trova chiuso, non c'è più lo spazio, perché il terzino, anche se non era Walker, in realtà è tornato e tornerà proprio a darci una mano anche Walker, e vedete come il suo Rodrigo rimane fregato da un recupero palla impeccabile andando a ricomporre la linea difensiva. L'ultimo scenario di gioco che andiamo a vedere, poi giuro che non parlo più perché spero di non avervi rotto le scatole, però ragazzi, vi ripeto, ci tenevo a fare questo video completissimo, in maniera tale che avete una Bibbia su come difendere e andate a concentrarvi su le singole parti, one step at a time, uno alla volta. Prima quindi la prima fase, poi accompagnare, poi la difesa schierata, ricomporre, in maniera tale che ci avete tutto quanto fatto per bene. L'ultima cosa che potrebbe capitarvi è quella della classica giocata dal fondo, il famigerato gol della me, come lo chiamiamo noi tutti quanti. Andiamo a vedere che cosa succede in questo caso. Vedete che qui lui si ritrova ovviamente in fascia, io vengo battuto con il terzino perché vado a temporeggiare troppo, e lui si ritrova nella classica zona qui con Rodrigo. Cosa posso fare io per andare a chiudere questa cosa? Potrei, sbagliando, potrei pensare di prendere l'uomo più vicino per andare a chiudere la linea di passaggio. Però facendo così, se il passaggio passa, lui si ritrova l'uomo libero da battere solo con un difensore centrale e poter segnare. Un'altra cosa che potrei fare è prendere l'uomo più lontano che sto controllando e andare a chiudere, andando però a creare eventualmente un buco di CPU se mi va a missare l'intervento questo difensore. Allora cosa faccio? Ragazzi, in queste occasioni qua dovete disinteressarvi del portatore di palla e dovete marcare solo ed esclusivamente il centro. Vedete, io qui lo lascio fare. Lui va al centro e io vado a recuperare palla con il mio Varane che è sulla linea di passaggio. Io lì mi disinteresso, perché se voi andate a fare pressione, togliete uomini dal centro, i giocatori devono rimanere lì dove arriva il passaggio, perché tanto lui in quella zona lì, a meno che non si inventa qualcosa di epico, ovvero una crocchetta tiro, che comunque sono giocate difficili che non escono sempre, non può fare altro che darla, e lui la vuole dare lì. Quindi a noi il nostro focus in questo caso è il centro dell'area. Dobbiamo fare in modo che tutti i nostri giocatori difensivi siano concentrati lì. Quindi vi ripeto, in questo caso arriva la palla lì, la recupera Varane. Vediamone un altro. In questo caso, sempre con la palla sul fondo, io non ci vado, vedete, addosso, perché vado a coprire la linea. Qui la palla passa uguale, però con il nostro Varane che era rimasto in posizione, noi non l'avevamo chiamato a dare una mano all'altro difensore, ci vuole un attimo poi a stringere e a recuperare palla anche in questo caso. Ragazzi, io sono distrutto quanto voi al termine di questo video, però spero di avervi appunto dato una mano. Fatemi sapere nei commenti se, nonostante sia venuto un video più lungo, vi è piaciuto e anche il tutorial dell'attacco lo vorreste vedere più o meno così, o se gradite qualcosa di più short. Però raga, vi giuro, ci ho messo tutto me stesso e tutto quello che vi potevo dare in questo tutorial difensivo, e spero che ne riusciate a cogliere gli aspetti positivi. Mi raccomando, non lo chiedo mai, però stavolta raga, un like proprio di cuore, mi farebbe piacere vedere un bel supporto su questo video qui. Io vi auguro una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!